Vabbè, direi che nonostante sia un SUV, almeno il sound è più che ci siamo, è veramente ottimo. Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere ci troviamo nuovamente su Gran Turismo 7 per continuare a provare i nuovi mezzi dell'aggiornamento 1.44. Vi invito a recuperare lo scorso episodio dove abbiamo provato la Toyota GT1 TS020. Oggi invece è il turno di un nuovo SUV che approda qui sul mondo di Gran Turismo per la prima volta. Sì, si può dire perché non c'è mai stato. Ho visto anche il peso, tipo 2197 kg. Ma dove cazzo devi andare con tutto sto peso? Nonostante questo, trazione integrale 650 cavalli. Vabbè, il cambio in realtà si vede, ma ormai li fanno tutti così, sono tutti col cambio qui. A meno che non lo setti in automatico, sicuramente su questi mezzi si può fare. Dai, l'aggiunta ogni tanto di qualche SUV ci può stare, senza che ne metti troppi, perché ci sta a provarli, però non è, cioè, non, boh, ma non lo so, è un gioco dove conviene buttare chili e chili di SUV. Direi di no, qualcuno magari interessante, come ho sempre detto, secondo me ci può stare. Il discorso è che al lato pratico non sono mezzi da pista, non saprei proprio dove collocarli, non ne ho la più pallida idea. Facciamo così però, visto che qua mi mancano due sfide della Weekly Challenge, e da quello che vedo sono proprio dedicati alla Urus. In realtà no, qui puoi usare quello che ti pare. Questo però invece è un evento speciale sullo sterrato. Sì, sono sub, però non è che vuol dire che sullo sterrato abbiano chissà quali, diciamo, performance. Se vuoi andare sullo sterrato, o ti prendi un mezzo da rally, o ti prendi qualcosa di ignorante, o ti prendi quelli che chiamano fuoristrada, non i SUV. Infatti, quante volte vedi la panda che deve tirare fuori i mezzi? SUV 4x4, 100.000 euro, arriva il pandino ignorante da 1.000 euro, che ti trascina come un cadavere e ti salva. Qua butta un po' di auto, vedo una Giulia, una 911 del 92, ma non lo so, mi hanno detto che si guida molto bene. Mo' vediamo, cioè io da un SUV mi aspetto un sacco di sottosterzo, no? Con tutti i chili che si porta appresso. Vediamo. Figa, un cazzo di carro armato. Guarda da dentro quanto sei alto. Ma forse in realtà neanche così tanto di sottosterzo, eh. Figa. Appena ho frenato già è partito di culo. Sound è molto bello. Poi che io non li so guidare è un altro discorso. Figa, non sono proprio abituato. Figa, la Clio qua se la colpisco la distruggo, cazzo. Molto morbida come auto, eh. Non è rozza. Ma ripeto, ma sottosterzo in realtà neanche così tanto. Sapete che pensavo peggio? Io qualche SUV l'avevo provato su assetto corsa. Minchia, raga, arrivavo lì. Ah, sì, dai, proviamo i SUV. Tanto ormai ho capito come si guida su assetto corsa. Ero al Nürburgring lì con la Porsche Macan, lì che cazzo è. Figa, ogni curva andavo lungo, era inguidabile. Perché non sono mezzi da pista, non sono. Ma secondo me non ce la facciamo manco arrivare in terza posizione. Minchia, 20 auto sono in pista. Porca troia, ho staccato tardi. Vinceremo mai, la difficoltà l'ho messa difficile. Il sound mi piace. Figa, occhio all'M330, anzi E46 in realtà. Occhio al muro. Vabbè, a livello di potenza, vabbè, è potente, eh. Cioè, sono velocità comunque da SUV, ci sta, sono parecchio elevate, eh. Probabilmente con un tratto più lungo toccherebbe anche i 300 km orari. Nella realtà non lo so, ma probabilmente ce la fa. Il problema poi è a frenare. Per quello che pesa,
Figa, la testa rossa c'è. Gira, gira. Quattro giri, no, non vinceremo mai. Me la dovrò rigiocare per conto mio perché è una weekly challenges. Poi non mi dai i primi. No, no, dai, dai, ripeto, a livello di sottosterzo pensavo molto peggio, eh. Però sapete che secondo me nella realtà difficilmente la giri in questo modo, una macchina del genere. Secondo me qui su Gran Turismo è abbastanza permissivo, Cioè, la sento troppo agile. Cioè, mica svernicio un Maserati Gran Turismo S, eh. E beh, a livello di potenza sì, è più potente. Il Maserati avrà, boh, 400 cavalli, eh. Cosa, ne ha più di 600? Cazzo, contento questo col Maserati che lo supero con un sub, eh? Secondo me no. Cioè, ho guidato auto molto più sottostrezzanti che pesano la metà di sto carro armato, eh. Giralo, giralo! No, in frenata bisogna fare molta attenzione. Ti parti subito, conviene farlo... rallentare un po' senza pestare troppo e poi, se devi frenare... forte, freni forte, certo, però magari non inizialmente, perché lo perdi di culo. Va bene, dai, sì, come immaginavo, non mi aspettavo risultati migliori. Ha vinto la Giulia, vabbè, ovvio, non ci sono proprio paragoni. Quindi niente, arrivati a questo punto lo proviamo sullo sterrato. Io la vedo molto male, eh. Gareggia per la prima posizione in questa battaglia ad alta velocità senza restrizioni di super SUV con la nuova stella Lamborghini, la Urus. Loro sicuramente hanno i mezzi modificati. Dopo vado a dare un'occhiata. Ah, devo comprare le gomme, va bene. Alle modifiche estetiche, perché secondo me qui qualcosa a livello di mezzo da ride o da ride, come cazzo si dice, si può fare, eh. Adesso, oddio, io ho un bel po' che non corro sullo sterrato. Farò più cagare della gara precedente. L'ho abbassato molto il feedback, nella realtà queste auto hanno ormai uno sterzo morbidissimo, non conviene e non avrebbe senso alzare la forza, perché ormai sono tutti così sti mezzi, raga, devono essere alla portata di tutti, ecco qua. Qua tocca impegnarsi allora, eh. Figa, senza aiuti. Cazzo di colore gli ha messo questo? Gira, gira. Cavolo, lo sterrato ha sempre il suo fascino, però su Gran Turismo, eh. Sono molto fuori allenamento. Occhio al saltino di merda. Ecco qua. Ha toccato? Figa, non ho più l'età per fare queste cose. Cazzo, esagerato. Maledizione. Questi sono sub, non sono fuori strada. Maledetti, perché mettete sti eventi. Figa, sono pure due giri. Questa è la pista più lunga sullo sterrato. Figa, che volo ha fatto quello? Però la tenuta... Finchia. Cazzo, una volta che salto con sto cazzo di coso qua, esplodo male io. Vai, vai, prendi coppia.
Figa quanto è più... più liscio un direct drive qui sullo sterrato, eh. Cazzo, col T300 tirava degli strattoni. Cazzo, ho picchiato con col muso. Nella realtà, cazzo, spaccavo tutto lì, eh. Mi devo fare il freno a mano. Su Gran Turismo è compatibile quello Fanatec. Qualcuno ha toccato l'interno, anche l'altro. Figa quanto gracchia. L'ho sentito e l'ho visto pure dal radar. Siamo in settima posizione. Ce la si può fare, ce la si può fare. Levati. Minchia, che botta. Oh, ma che costano ste macchine, eh? I carrozzieri ringrazieranno. Purtroppo, ripeto, non hanno luogo sti veicoli. Non hanno luogo. Non sono mezzi da pista, raga. Qualsiasi pista tu possa mettere in gioco non avranno mai il loro habitat. È l'unico modo, forse, e includere un open world su Gran Turismo. Non hanno habitat sti mezzi, raga, non hanno habitat. Poi, oh, per carità, ti diverti, li guidi, però le prestazioni poi e la guida sono quello che sono. È come mettere una Formula 1 e nel gioco ci sono solo piste da sterrato, capisci che il livello è quello, eh. Dai, dai, dobbiamo prenderli, dobbiamo prenderli. Non toccare. Toccato. Oddio. I tornantini. Questo è il punto più bello se riesci. Ma che bello. Occhio, arrivo. Figa come riprende subito la direzione. Molto bene. Vai, 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 quinta posizione. Qui dobbiamo cercare di non perdere il controllo. Non superare, non superare. Minchia, punto brutto, occhio. No, non ci credo, ho colpito il muro. Ma vaffanculo, va. Eh no, ho perso ormai. Se c'era qualche chance era prima. No, no, non li prendiamo più, non li prendiamo più. Non è sicuramente come portare un'auto da rally, eh. Nonostante il gioco sia arcade, questa frase ha senso. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Figa, va come si sbilancia in avanti per via del peso. Perché c'è il motore. Dobbiamo zavorrarla, che su questo gioco si può fare e poi decidi la posizione. Bisogna buttarne un po' dietro perché... figa. È sbilanciata. Oh, figa, che bello. Non ho toccato il muro. Vai, 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 ruote dritte. L'ho spinto io di proposito. Su rally non ci sono regole. Dai, un terzo posto, un terzo posto. Se no la devo rigiocare. Cazzo di carro armato di merda. No, ma ha superato la fine. Ma porca minchia. C'ho il fiatone. C'ho il fiatone, è stato veramente faticoso. Ma ecco come fanno a fermare 2200 kg di SUV, figa. Va la pinza qui del freno, quanto cazzo è grossa. Ma siete fuori. Allora, qual è la mia paura su questi mezzi? Io so già più o meno, perché ne vedo in giro, ne vedo in giro. Sono gli scarichi. Saranno finti oppure no? Ho paura. Di solito sui SUV fanno così.
Invece lo prendo nel culo stavolta. No, no, no. Non sono fake, raga. Non sono fake, mi hanno fregato stavolta. No, 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 si vede che c'è tutto il collegamento. Bene, no, perché me la sarei presa a morte su alcune auto, ma ormai sulla maggior parte dei SUV, ma anche sulle auto in generale fanno così, eh. Figa, immaginatevi a poter girare in un open world del genere, figa, deve essere assurdo. Con il visore poi. Boh, questa qui forse sarà la telecamera frontale. Può essere, eh. Non ne ho idea. Cos'è che c'è scritto? Lamborghini tecnica LED. Cavolo, sta parte è molto dettagliata, eh. Setup, radio, telefono, messaggi, news, media, vettura. Il primo non riesco a leggerlo, è un po'. Ma non è. Ah, navi, ho scritto navi. È che si vede un po' l'effetto lente, capito? Certe cose non le riesci a leggere bene. Start e stop. Anima. Strada, sport, corsa, sabbia, terra, neve, figa, ha tutto, raga. Tessuti in Alcantara. Not connected, short term memory. Naturalmente due pedali, eh. Stemma Lamborghini sui poggiatesta. Cavolo, in questo scenario la luminosità è molto elevata di notte, eh. Ci sono un sacco di luci. Si vede veramente da Dio. Cioè, guardate quanto curano bene anche tipo il tappetino. Cioè, se tu vai a vedere questi dettagli su giochi come Forza Motorsport, vi assicuro che sono molto, molto approssimativi, eh. Ma tanto. Cioè, tutta la parte bassa del sedile è molto approssimativa. Proviamo senza visore. Dal TV si vede meglio, eh. Dal TV si vede meglio. Strada, sport, corsa, sabbia, terra, neve. Ma più per l'effetto lente. Lì puoi disabilitare la trazione integrale. C'è anche il tasto lì delle sospensioni, vedete, eh? Non so se sono tipo ad aria o così così che puoi sollevare il mezzo. Ce l'ha anche la Giulia GTAM. Me ne sono accorto mentre editavo il video, ma nel video non me ne ero accorto. Quanto posso andare lì? Minchia, tanto, eh. Posso andare tanto là sotto. Figa, vai i pedali. Eh sì, dopo un po' c'è il limite. Lì c'è il manettino per aprire il cofano. Cioè, va l'Alcantara del volante. Fa paura. Anche lo stemma, cavolo. Le cuciture, tutto. Figa, così non lo perde mica il collegamento, eh. Lo puoi girare come stracacchio ti pare. Non lo perde mica. Quanto dietro posso andare? E la Madonna. Ah, no, ok, dopo un po' c'è un limite. Vediamo se riesco a inclinare. Ah. Oddio, un po'. Questo volevo. No, niente, non carica dopo un po'. Volevo vedere lì il centro della macchina. Si vedono tipo boh, dei pulsanti, non so cosa sono. Guardate quando vi dico che non lasciano niente al caso. Cioè, hanno texturizzato anche sotto il cruscotto. Cioè, quando mai senza visore lì ci vai a vedere. Cioè, non ho parole. Non ho veramente parole, raga. Volevamo essere pignoli, no? Vedete, dentro lì non hanno. Diciamo, elaborato il poligono. Vedete che è tutto piatto dentro dentro il coso là dove arriva l'aria. Ci sta, là dentro, che cazzo devi fare? Vedi che è tutto. C'è tipo una plastica che chiude. Nella realtà, naturalmente, non è così. Però, vabbè.
Direi vabbè, dai. Va bene ragazzi, arrivati a questo punto, spero che questo video su Gran Turismo 7 dedicato alla Lamborghini Urus vi sia piaciuto. Guardate, i dettagli sono veramente incredibili. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video. Cioè, guarda quanto ti puoi avvicinare, ma è spaventoso.